Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Davide Suazo al Palermo presterà solamente un sogno. L'attaccante honduregno, infatti, nella giornata di oggi dovrebbe firmare con i portoghesi del Benfica. L'Inter avrebbe già trovato un accordo di massima con il club lusitano. Suazo approderà in Portogallo con la formula del prestito secco. Quando sembrava che il Palermo potesse aggiudicarsi l'attaccante, è arrivata la chiamata del Benfica, o meglio del direttore tecnico Manuel Rui Costa. L'ex giocatore del Milan è ancora a Milano per limare gli ultimi dettagli dell'affare. Sfumato Suazo, il Palermo piomba deciso su Sergio Floccari dell'Atalanta. Il club rosanero, per arrivare al centravanti, è disposto a mettere sul piatto della bilancia la comproprietà di Cavani più un conguaglio economico. L'Atalanta però sembra essere intenzionata a non cedere la punta, anche perché il campionato incombe. Un altro incontro tra Sabatini e Osti, DS dell'Atalanta, è previsto nella giornata di oggi. Prosegue la preparazione a Bocca di Falco del Palermo in vista della gara di domani pomeriggio alle 18 contro l'Udinese, valevole per la prima giornata di Serie A. Stefano Colantuono, per il match contro i friulani, non potrà avere a sua disposizione Carrozzieri, Budan e De Melo. Sulla via della guarigione invece Cassani. Questa mattina seduta di rifinitura al tenente onorato, Colantuono dovrebbe mandare in campo Amelia tra i pali, difesa con Raggi, Bovo, Della Fiore e Balzaretti. A centrocampo Nocerino, Liverani e Migliaccio. In avanti Lanzafame, Miccoli ed Edinson Cavani. Parte De Melo, che sta poco bene, quindi non farà parte della gara. Però noi non ci dobbiamo pensare, noi dobbiamo pensare solo esclusivamente a quello che sarà la gara e basta, perché la gara è importante, è una gara difficile, ci teniamo a fare bene all'esordio, quindi per questi motivi qua. Là si va a giocare la nostra partita per cercare di fare risultato, è normale. Col massimo rispetto dell'Udinese, che è una squadra che secondo me è una di quelle, insomma, fascia come la nostra, tra le più attrezzate, quindi massimo rispetto dell'Udinese, però sicuramente noi abbiamo le possibilità di andarci a giocare la partita e questo faremo. Dopo l'esordio al Barbera, domani per lui scatterà l'esordio in Serie A. Che emozione per Davide Lanzafame. E debuttare davanti ai tifosi del Palermo è stato una bellissima cosa, emozionante, perché comunque non so quanti ce n'erano esattamente, ma tipo 20.000 nello stadio Barbera, sono molto calorosi, quindi c'è un'emozione particolare, però bisogna essere concentrati sulla partita. In vista dell'anticipo di campionato di domani pomeriggio contro il Palermo, il tecnico dell'Udinese Pasquale Marino recupera Coda, che farà coppia con Ljukovic al centro della difesa. Ancora infortunati e indisponibili due centrali, Zapata e Felipe, che ne avranno ancora per circa un mese. A centrocampo Isla si fa preferire a Tissone, che è in evidente ritardo di condizione, mentre in attacco, per completare il tridente, il favorito è l'ex rossanero Pepe, in vantaggio su Sanchez. Il modulo scelto da Marino per la prima di campionato sarà il 4-3-3. Per la nota agenzia di scommessa corsa al bookmaker, l'Udinese è favorita sul Palermo nella gara di domani in programma al Friuli, è valida per la prima giornata di Serie A. Il successo dei bianconeri è quotato a 2.10, il pareggio a 3, mentre la vittoria del rosanero a 3.50. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.